rinviato al 16 ottobre, dove parleranno le difese degli imputati le 22 richieste di archiviazione avanzate dalla Procura, dove tra cui indagati figurano i vertici della politica regionale, tra cui i tre ex presidenti Luciano D'Alfonso, Gianni Chiodi e Ottaviano Del Turco. Oltre a loro anche chi si è occupato della protezione civile, Tommaso Ginobili, Daniela Stati, Mimmo Sror, Gianfranco Giuliante e Mario Mazzocca. Nessuno di loro era presente oggi in aula. L'accusa avanzata dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia ha chiesto il rinvio al giudizio per 24 persone più la società Gran Sasso Resort, a chiedere di sottoporre a vaglio processuali i familiari delle vittime Parete, D'Angelo, Bonifazi, Rossella del Rosso e il comune di Farindola. I legali della parte offesa puntano sulla correlazione dei ritardi dei soccorsi e delle lesioni riportate dai sopravvissuti, il ritardo della comunicazione dal Comitato regionale per le emergenze, le richieste di evacuazione gestite dal posto di comando di Penne, la mancata attivazione degli elicotteri militari. Questa è solo una prima parte, che vedrà il processo principale iniziare il prossimo 16 luglio davanti al GUP Sarandrea, che esaminerà i 24 rinvii a giudizio. Poi a ottobre, il 17, davanti al GUP Antonella Di Carlo, ci sarà da affrontare la seconda inchiesta, quella di depistaggio, nei confronti dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo. L'udienza rinviata al 16 ottobre per le posizioni degli indagati. Oggi hanno parlato gli opponenti, le persone offese, talune anche personalmente, e il pubblico ministero. In sostanza il nostro interesse è stato appunto questo. Come lei detto correttamente, abbiamo rappresentato anche stamattina in udienza questa situazione. Nell'interesse proprio comune di una comunità che è stata distrutta, ci stiamo chiedendo per quale motivo nessuno abbia attivato quest'ulteriore mezzo di soccorso, peraltro previsto a livello di normazione di protezione civile, non abbia appunto attivato questo collegamento appunto con delle turbine, collegamento con l'ANAS al fine di avere queste turbine sul territorio. Turbine, lo abbiamo detto anche in udienza, che potevano spostarsi assai velocemente lungo il territorio abruzzese e quindi forse avrebbero potuto risolvere una situazione. Noi come comunità di Farindola, perché io difendo sempre il comune, quindi un interesse pubblico, stiamo parlando di delitti contro l'incolumità pubblica, noi vogliamo fare chiarezza anche su questo punto. Io direi che questo punto conferma l'esattezza delle nostre considerazioni fatte a livello di opposizione. Noi siamo una comunità lasciata sola, noi siamo stati isolati durante la tragedia. L'apparato politico c'entra, certo, non si può dire di no, e noi appunto vogliamo chiarezza su questo. L'udienza di oggi serve a questo, a completare un'indagine. Non si può chiudere tutto con una richiesta di archiviazione, non sarebbe giusto per le persone che sono morte, per una comunità che è stata ferita come quella appunto del comune che io rappresento. Sì, partiamo da questo punto, il 16 ottobre, ma partiamo da un altro punto, finalmente iniziato, questo è per noi era fondamentale. Abbiamo iniziato a respirare questa aula di tribunale perché eravamo in attesa da 2 anni e mezzo. Adesso iniziamo, adesso sta ai nostri avvocati a far valere i nostri diritti e soprattutto alla ricerca della verità e della giustizia. Loro adesso devono lavorare per noi. Sì, certo, è chiaro che noi ci opponiamo per tanti motivi all'archiviazione. Loro hanno motivato, noi abbiamo motivato, loro motiveranno il 16 ottobre e saremo a vedere. Se il magistrato non è in grado di quantificare delle cose, ci sono degli enti preposti per poterlo fare. Il magistrato fa il magistrato e per quantificare ci sono gli enti preposti. E noi gliel'abbiamo chiesto di nominarlo. Alla gente gli possiamo spiegare che se il mio avvocato ha detto che la famiglia Feniello, dal falso nome, quando è stato dato il nome di Feniello Stefano, che era vivo, noi abbiamo presentato delle perizie. Lui dice che quelle perizie per lui non sono pertinenti, e per il quale chiede l'archiviazione del prefetto Provolo. Giustamente io non la vedo normale, perché tu non sei all'altezza di poter quantificare, puoi tranquillamente nominare degli uffici preposti per fare questo e far visitare la famiglia Feniello per vedere se ha subito ulteriori danni o meno.